Poco più di un litro e mezzo di liquido trasparente che, dopo essere stato opportunamente miscelato, si sarebbe trasformato presto in oltre 3.000 dosi di sostanza stupefacente. È comunemente chiamata la droga dello stupro ed è quanto sequestrato a Ragusa dalla polizia di Stato. Giovedì, infatti, gli agenti hanno messo le manette ai polsi di due persone, un cittadino brasiliano e un italiano, per detenzione di GBL, gamma butirolattone, conosciuta appunto come droga dello stupro, perché è spesso utilizzata per far completamente perdere conoscenza alla vittima di cui abusare. Gli arresti sono nati da un'attenta e mirata attività investigativa sul territorio che ha consentito di concentrare l'attenzione da parte degli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile su due soggetti insospettabili, poiché incensurati e con una vita normale. I poliziotti della sezione antidroga hanno quindi proceduto al sequestro di alcuni flaconi sigillati con etichetta industriale contenenti 1,6 litri di sostanza liquida trasparente che da accertare effettuati dal Dipartimento di Prevenzione e Laboratorio di Sanità Pubblica e dal personale appartenente al Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Catania, risultava essere appunto GBL, facilmente convertibile in 3.000 dosi. Il GBL, lo ricordiamo, è uno stupefacente particolarmente pericoloso e insidioso, in quanto si tratta di una sostanza inibitrice della volontà che si presenta in forma liquida, incolore e insapore, tanto che qualsiasi bevanda può essere facilmente adulterata senza destinare il minimo sospetto. Sono sufficienti piccole quantità per provocare nell'assuntore, in un tempo d'azione massimo di 10 minuti, effetti ipnotici, sedativi, dissociativi e soprattutto renderlo sessualmente accondiscendente. Proprio per queste sue caratteristiche viene definita la droga dello stupro, in quanto utilizzata anche allo scopo di allentare i freni inibitori della vittima con l'intenzione spesso di commettere una violenza sessuale. Inoltre, dal momento stesso in cui viene metabolizzata, provoca un'amnesia talmente intensa che la vittima non ricorda assolutamente nulla di quanto vissuto, se non un senso di smarrimento, vertigini e confusione. Una sostanza che può determinare alterazioni importanti delle funzioni del cervello, sino alla perdita completa dei sensi o addirittura alla morte.